Adesso io vi voglio raccontare una storia alla quale tengo molto, moltissimo. Perché da 20 anni un cittadino italiano è detenuto in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti d'America, condannato all'ergastolo per omicidio. Da 20 anni quell'uomo, che si chiama Enrico Forti, per gli amici Chico, si professa innocente. Tra poco vi presenterò lo zio di Chico, Gianni Forti, che sono 20 anni che si batte per dimostrare l'innocenza del nipote. E prima però ve lo voglio far conoscere Enrico Forti. Ci sono queste immagini, un giornalista è andato ad intervistarlo in carcere, l'intervista è in inglese, ci sono i sottotitoli. Vi faccio vedere però quelle immagini perché almeno abbiate chiaro di chi stiamo parlando, guardate. Enrico, it's good to see you. It's good to see you. How have you been doing? I've been doing okay. He's taking consideration the place where I'm living. It's been fine. Is this facility, you think, a little better than where you were before, or? It's definitely better. Yes, yeah. we have a unique characteristic on this facility. They have 12. Golden Retrievers, and they train for people in needs, and they make a big difference. Oh, yeah, that's good. That's good. Well, I want to, ask you some questions. We are, as you know, we're doing a documentary. Eccoci qua. Saluto Gianni Forti. Voglio ringraziare Gianni Forti perché per me è importante raccontare questa storia. So che per lei è ancora più importante perché sono 20 anni di vita dedicata. Sì, effettivamente. Io sono entrato all'indomani della sentenza, per cui è proprio di questo che volevo parlare, soltanto della sentenza, perché la storia di Chico Forti è talmente intrigante, complicata, che ci vorrebbe allora, un sacco guardi, di sempre per facciamo così, Gianni, raccontarla. Intanto mi dica lei come sta. Come sto io o come sta Chico? Come sta lei? Sono un po' stanco, a dire la verità. Sono molto stanco. Perché 20 anni sono un sacco di tempo. Eh sì, avevo i capelli neri anch'io quando ho cominciato questa storia. Le posso chiedere quanti anni ha lei esattamente? 77. 77. E sono 22 anni che vado avanti e indietro dalla lei Florida. E lei è lo zio di Chico, nel senso che il papà fratello di Chico... Fratello del padre, sì. Fratello del padre. E per lei è un impegno con il papà prima ancora che con Sì, Chico. Oddio, io sono rimasto orfano da piccolo. Quindi ho sempre fatto parte della famiglia di mio fratello, quindi ho visto Chico nascere. L'ho visto crescere e so meglio di chiunque altro che cosa chi sta è Chico. Passando. E quindi quando è capitato questo che cosa culmine, è stato? Cioè, uno schiaffone in faccia? Che una cosa terribile, chiaramente per lui, ma anche per tutta lei. La famiglia. Allora, si fermi qua. Facciamo così, siccome non è detto che tutti a casa sappiano di cosa stiamo parlando, Alessio ci aiuta a riassumere i punti principali della storia, perché come diceva lei è tante storie insieme, quindi proviamo a metterli in fila. Vai Alessio. 16 febbraio 1998 viene trovato il corpo di un uomo che si chiama Dale Pike, figlio di un ex magnate spagnolo, freddato da 2 colpi di pistola, senza vestiti sulla spiaggia a Miami. Chico Forti era in trattativa per l'acquisto di un hotel con Dale Pike. Il giorno prima era andato a prendere l'aeroporto. Gli investigatori americani si concentrano da subito su Chico Forti. Per la polizia lui è il colpevole, avrebbe eliminato Pike per questioni di affari. 2 anni dopo, nel 2000, viene condannato all'ergastolo da una giuria popolare perché ritenuto colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. C'è un però: sia le indagini difensive della famiglia, sia diverse inchieste giornalistiche hanno riaperto il dibattito sulla solidità delle prove che hanno portato Chico Forti in carcere, che continua da 20 anni a gridare la sua innocenza. Allora Gianni, vado dritta al punto. Quella sentenza. Allora, 20 anni di carcere, e Chico ha sempre detto, carcere lo ricordiamo di massima sicurezza, Chico ha sempre detto, io sono innocente. Allora, 20 anni di carcere, ma lui c'ha una condanna a vita, certo, dove può uscire solo da morto. Chiaro. Non è che adesso. No, no, io dico che lui ha continuato a dire. Abbiamo... Attenzione, io dico lui ha continuato a dire sono innocente in 20 anni e gli aspetta il carcere per tu, lo aspetta sì, il carcere cioè, per può tutta la vita. Solo da morto, una condanna. Voi dite terribile. Quella condanna è ingiusta, quella sentenza è ingiusta, perché? Allora, io parto proprio dalla condanna. Omicidio di primo grado a scopo di lucro, importanti queste 3 paroline.
e quindi condannato all'ergastolo senza condizionale, nel senso possedere solo la morte. Io vorrei fare il punto su queste tre paroline. Okay. A scopo di lucro. Allora, vorrei sapere dov'era il lucro, perché anche il padre della vittima con cui Chico da un paio di mesi diciamo, trattava l'acquisizione di questo alberghetto, che poi non è che fosse stato il grande Hotel Hilton, è un alberghetto quasi in fallimento di Ibiza. Allora, il padre della vittima, quando è stato prima in istruttoria, poi anche al processo, gli è stato chiesto direttamente: ma lei, Chico Forti, gli ha mai preso dei soldi? E il padre ha detto: no, Chico Forti non ha mai preso neanche un dollaro, anzi è sempre stato lui a darmeli quando gliel'ho chiesto. Quindi dove sta sto scopo di dove lucro, sta sto dice lucro? Lei. Questo è il primo punto. Sì, secondo punto. Secondo punto, Chico è stato condannato perché avrebbe eliminato il figlio di questo albergatore, sì, che sarebbe andato a Miami per impedire il business della compravendita dell'hotel. E qui c'è un'altra cosa incredibile, cioè Chico aveva soltanto firmato un accordo di vendita, che io ce l'ho qui, di una decina di punti. Eccoli qua. Questi punti scadevano il 30 di giugno del 98, quindi sei mesi dopo questo accordo. O il 31 dicembre del 98, qualora questi punti non fossero stati rispettati, ognuna delle due parti poteva defilarsi da questo contratto, un semplice contratto di vendita. Allora, che senso ha che il momento stesso, nell'immediatezza del suo arrivo a Miami, Chico Forti pianificasse l'eliminazione di suo figlio, che non aveva mai visto né conosciuto? Primo punto. Secondo punto, abbiamo qua un altro documento, ma ce ne sono centinaia. Immagino, per brevità diciamo dobbiamo scegliere quelli che per voi sono gli elementi veramente... Questo è il secondo documento, è una lettera della Laffantrust, la proprietaria in quel momento dell'albergo. Sì. Perché questo padre della vittima non disponeva più della proprietà dell'albergo, perché l'aveva già ceduta un anno prima. Quindi il tentativo di rifilare a Chico Forti questo alberghetto... Cioè, casomai il truffato era lui, dite voi. Esattamente. Ma risulta chiaramente... Allora, però allora io voglio dire che molti... è importante. Quindi questo parte il movente dell'omicidio. Da una parte, in quelle tre parole, da una parte c'è il movente, dall'altra parte c'è l'aggravante. Sì. Solo in questa sentenza. Allora, i magistrati americani hanno evidentemente ritenuto diversamente, non hanno mai inteso riaprire il caso. Io so che di voi si sono interessati vari giornali, varie televisioni, anche americane. So che c'è un'attenzione anche della politica, no? In particolare il Movimento 5 Stelle ha detto, ha ribadito che avrebbe riportato a casa Chico. Qual è il punto? Che cosa chiedete voi adesso? Usi la nostra telecamera. Perfetto, allora noi per 10 anni abbiamo tentato di fare 6 appelli presso la Corte della Florida per riproporre tutte le prove a sgravio delle accuse di Chico Forti, perché queste accuse sono state portate nella fase finale del processo dove non c'era replica, per cui questo prosecutor ha sparato tante di quelle menzogne per montare il caso e per convincere la giuria. Non è stato riaperto. Comunque per 10 anni non siamo riusciti ad aprire nessuna porta. Allora, da quel momento lì, visto che la porta legale era chiusa, abbiamo tentato quella dell'intervento politico. Sì. E quindi noi siamo andati da 6 o 7 ministri degli esteri in Parlamento, in Senato, abbiamo raccolto... Chieda quello che vuole chiedere tanto, adesso. Ecco, adesso io, visto che c'è stata anche questa visibilità, diciamo, dopo anche inchieste giornalistiche che hanno evidenziato tutte queste cose che sto dicendo, vorrei che il governo istituisse una commissione d'inchiesta per far luce su tutta la vicenda. Quindi quello che chiedete è una commissione d'inchiesta. Io vorrei che fosse una commissione d'inchiesta. Poi, se mi dicono che diplomaticamente, politicamente bisogna andare col cappello in mano
dalle autorità americane per dirgli guardate che è stato commesso uno sbaglio, io lo chiamo sopruso, va bene anche questo, ma io vorrei che il governo italiano prendesse e difendesse un cittadino italiano che ha subito un'ingiustizia incredibile all'estero. Senta, io l'ho detto dal principio perché penso che 20 anni siano un tempo lungo, lunghissimo. E quando io le ho detto, sono molto colpita da questo, perché quando io le ho detto, lei sono 20 anni che ha regalato la vita in qualche modo a suo nipote, lei la prima cosa che mi ha detto è, sì ma per lui non sono 20 anni perché lui resta là il resto della vita se io non lo aiuto a fare qualcosa. Non io solo, penso, ma tutti certo, quanti a tutti questo noi, punto. Certo, certo. Io penso che anche solo per questo, noi siamo con lei, vediamo chi accoglie il suo invito. Lei ha speso una vita, io mi auguro che serva a qualcosa e che serva a qualcosa anche la sua presenza qui. Volevo aggiungere una cosa. La dica. Domani 300 o 400 amici di Chico sì. saranno qui a Roma, con un manifesto faranno un sit-in per solidarietà a Chico, anche per essere vicino a lui e portare anche tutti gli italiani, perché io non parlo solo da zio di Chico Forti, che può essere anche una questione di affetto, ma parlo anche dei diritti di tutti i cittadini certo. italiani che devono essersi sentiti sit-in a Roma? Appuntamento a Roma domani pomeriggio? Piazza Barberino domani pomeriggio? Domani alle 2, alle 5, alle 6. Grazie per essere stato con noi. Grazie. E in bocca al lupo davvero. Noi ci vediamo tra pochissimo.